L'informatica non è uno strumento aggiuntivo della pubblica amministrazione, ma uno strumento di riforma. Non esiste una pubblica amministrazione da una parte ed una pubblica amministrazione digitale dall'altra. Nel 2016 la pubblica amministrazione deve essere digitale, perché maggiore è il livello di digitalizzazione, fatta nel modo corretto, e maggiore è la trasparenza e l'efficienza, perché esiste una correlazione inversa tra il livello di digitalizzazione e il livello di corruzione, ed è proprio questo fattore quello che ha frenato e frena maggiormente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Una corruzione che ha depotenziato l'impatto degli investimenti negli ultimi anni e che noi abbiamo il dovere di scoprire, denunciare e contrastare con tutta la nostra determinazione e con tutte le nostre forze. Ed è per questo che auspico una celere approvazione di questa norma. Grazie. Grazie, onorevole Coppola. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo, se ritiene. No, ok. È iscritto a parlare il deputato Sergio Boccadutri. Prego, onorevole. Grazie Presidente, care colleghe e cari colleghi, proprio oggi sui quotidiani è apparso un rapporto, è comparso pubblicato un rapporto di un istituto di ricerca, si chiama BIM Research, che dice che sostanzialmente noi potremmo risparmiare aumentando i servizi della pubblica amministrazione. Naturalmente i servizi erogati attraverso piattaforme telematiche, potremmo risparmiare lo 0,5% del nostro PIL, cioè 8 miliardi di euro. E non soltanto questo aumenterebbe l'efficienza dei servizi erogati, ma soprattutto questo rapporto ci dice che non sarebbe intaccata per nulla la qualità dei servizi. E anzi, diciamo,